Ragazzi, ciao ragazze, continua la guida su come diventare influencer. Oggi parliamo ancora di editing foto. Iscrivetevi al mio canale, ci vediamo anche su Instagram, Alice Cerianel Stories, per consigli più ad hoc. E adesso andiamo. Editing delle foto. Dopo averle scattate, le foto vanno sempre post editate, anche se sono perfette, c'è sempre un contrasto, una piccola luminosità da modificare per renderle perfette, perché la parola perfezione equivale a Instagram e ad un feed ben curato, sappiatelo. L'app di editing sul cellulare che preferisco è ViscoCam. Ho anche scoperto come scaricare i filtri gratis e ho fatto un tutorial per questo, vi lascio magari il link qui sotto, qui sopra, se ce la faccio. Comunque è un video super veloce, l'avete apprezzato molto, quindi dateci un'occhiata. Perché i filtri di ViscoCam sono molto molto utili e spesso costano tanto, quindi scaricarli gratis all'inizio vi potrebbe far risparmiare un sacco. Se non editate da ViscoCam e dal cellulare, potete comunque editare da computer, che è la cosa migliore, soprattutto se volete mettere degli effetti speciali super wow o cose simili. I due programmi migliori sono in assoluto Photoshop e Lightroom, che però sono a pagamento. Io li ho acquistati, pago circa 10 euro al mese, credo che sia l'investimento migliore che ho mai fatto e ve lo consiglio alla grande. Quando editate le foto in Lightroom oppure in ViscoCam, cercate sempre di utilizzare lo stesso filtro, in modo che la gallery, il vostro feed di Instagram, abbia più o meno sempre lo stesso tono e non dia fastidio visivamente. In questo modo la gente inizierà a seguirvi molto molto più volentieri. Appuntamento alla prossima puntata.